avendo vissuto anni spaventosi in cui la giustizia sembrava aver perso la strada, poi avendo passato gran parte della vita a testimoniare l'indifferenza del mondo davanti alla violenza delle leggi ingiuste, mi fa molto piacere oggi di avere mostrato alla gentilissima Ministra della Giustizia oggi questo luogo che parla da solo. Se c'è un luogo dove ha senso provare, magari balbettando, ma a rimettere al centro la parola giustizia è proprio nel luogo, credo, della massima ingiustizia che sia stata conosciuta, almeno nella nostra epoca. Siamo alla stazione centrale a Milano, Memoriale della Shoah. La senatrice a vita Liliana Segre ha appena accompagnato per una visita alla ministra Marta Cartabia e adesso siamo qui per un colloquio sui temi della giustizia, sul senso della giustizia e sui temi della giustizia oggi. Siamo appunto molto vicini al luogo terribile, al binario da cui Liliana Segre è partita, lo ricordiamo, quando aveva 13 anni. Era su quel binario con il papà, che non è mai tornato. Noi siamo partiti portati come dei vitelli al macello qui, senza conoscere da parte mia, che ero milanese, che ero partita da tante volte dalla stazione sopra, che ci fosse questo enorme sotterraneo. Scesi da questi camion, parecchi camion, eravamo circa 700 persone di tutti i tipi, giovani, vecchi, bambini, vecchi che non stavano in piedi, ammassati come appunto animali, spinti nel buio, era mattina presto, ma qui era buio e c'erano i fari, c'erano i comandi, in realtà senza capire che cosa ci stesse succedendo. Intorno c'è stata questa enorme indifferenza. Questo treno è agghiacciante, perché bisogna pensare che non c'erano servizi igienici, i vagoni erano vuoti, c'era solo paglia per terra. Questo è stato il mio trasporto, 30 gennaio. Scritti in bianco di due trasporti, non di tutti, sono quelli che sono morti. E quei pochi nomi scritti in rosso, tra cui c'è il mio, sono quelli che sono tornati. Io credo che l'unico accesso serio alla giustizia sia attraverso l'esperienza della mancanza. Per questo ritorniamo al punto di partenza, è così significativo parlarne qui e non sul piano della concettualizzazione, ma sul piano dell'esperienza. Io credo che questi siano i due punti che ci possono permettere di avvicinarci
a quel bisogno sterminato, universale, inesauribile di giustizia con un sano realismo e con un sano senso di quello che è nella vita delle persone. Per questo ha più titolo la senatrice Segre, parlarne di quanto non ne abbia io. Beh, il senso della giustizia passa attraverso questo luogo che parla di ingiustizia e quindi chi esce da questo luogo, che ci esce materialmente o che ci esce spiritualmente, può capire fino in fondo l'ingiustizia, e capendo fino in fondo l'ingiustizia può sentire dentro di sé un tale desiderio di giustizia da cercare di diventare un giusto. Thank you.